Buongiorno, oggi ufficialmente è il 31 di agosto, quindi siamo ormai arrivati alla fine del mese. Questo mi dispiace tanto perché poi comincia settembre, poi piano piano cominciano ad accorciarsi sempre di più le giornate, vabbè, soliti discorsi che faccio sempre. A me invece l'estate piace, sto cercando appunto un bicchiere per bere un po' d'acqua prima di cominciare a fare ovviamente tutte le mie cose mattutine, perché poi diciamo stamattina ho da fare diverse cose. Tra l'altro, mi piace di mangiare sempre le stesse cose, visto che fa un po' meno caldo. È un po' meno caldo, però sempre umido, sicché invece di mangiarmi sempre le solite cose, no? Ho detto, va, mangio un po' di arista, me la faccio al vino. Magari questa sera, sì, poi magari domani mangio il pesce, poi per pranzo mi faccio questi biscotti 5 alle 9, il tacchino, metà lo congelo e metà lo mangio a pranzo con i finocchi e la carota. Detto ciò, sto cercando appunto il limone. Dove ho messo il limone? Mi sa che forse l'ho finito perché un po' di limone fa bene, anche contro le infiammazioni. Bare, insomma, aiuta tantissimo. Quindi abbandono un attimino la telecamera e poi ci vediamo dopo. Allora, pigliamo un po' di limone, poco, non importa tantissimo, basta così. E poi questo lo metto appunto nella tazzina, poi ci aggiungo anche un po' di zenzero. Allora, vi faccio vedere questa radice di zenzero che ho utilizzato varie volte, l'ho presa, vabbè, adesso è lunga, ma ce l'ho in tutti i supermercati, si chiama ginger. In realtà poi la sbuccio, taglio un pezzettino, la peso sui 20 grammi circa, la faccio bollire nell'acqua. Quando l'acqua è fredda, cioè si è raffreddato, la filtro e poi la metto, vedete, in questo barattolino e via via tutti i giorni ne piglio un pochino. Io vado ad occhio, va bene così, già è una bella dose di zenzero. E poi io riempio due bicchieri d'acqua così, cioè ci bevo due bicchieri d'acqua, aspetto 10 minuti e poi comincio a fare colazione. Mi sa veramente di aver esagerato un po' con lo zenzero perché normalmente vado a occhio. Allora, una cosa che mi raccomando, anche se comprate comunque lo zenzero, quello in barattolino che ce l'ho, quelli fallo bollire sempre 10 minuti. Nel frattempo, mentre ho fatto questa, diciamo, cura benefica per il mio organismo, perché comunque lo zenzero fa tanto bene, io direi che è arrivato il momento di andare, perché chiudiamo il ripostiglio, a fare una cosa che io odio, cioè quella di andare a stendere i panni. Allora, qualcuno si chiede perché io utilizzo tutti questi cucchiaini, semplicemente perché ora devo prendere i cereali, ok? Prendere i cereali che ieri l'ho messo in frigorifero in questa appunto scatolina e poi con l'altro cucchiaino ovviamente devo prendere lo yogurt e come yogurt mi prendo sempre, cioè questi qui, no? Quindi mi schizziamo un po' con gli altri. E poi ovviamente devo prendere anche una coppettina piccolina così, perché ovviamente basta per fare colazione. E poi nel frattempo mi accendo la macchinetta del caffè. E voilà, ecco la mia colazione con cereali di riso, sì, di farro soffiato e di avena. Poi ci ho messo un po' di granola e yogurt con il latte vegetale e un po' anche di latte, quello normale.
Allora, in realtà sono 10, cioè no, mancano 20 minuti alle 10, scusatemi, però visto che comunque dopo mi tocca ripulire e quando si cucina ovviamente sono andata dopo a pulire, allora ho detto beh, prima cucino e poi dopo pulisco, così tanto almeno insomma prendo tutto pronto. Allora io ho questa carne qui che da 2 giorni è in frigorifero, però mi dispiace insomma tenerla ancora lì. Perché se no ovviamente, infatti dice da consumarsi entro il 3-9, però io, cioè sapete che, cioè, la fornelli proprio non mi piace tantissimo, quindi ho deciso che faccio, allora mi cucino la carne, poi dopodiché, cioè provo a farmi, fare l'insalata insieme al finocchio, alla carota, anche la mela che ho, almeno anche okay, questa sera ci può stare, dai, vediamo un attimo. O se no le faccio una porzione sola, almeno sì, una sola, e la congelo. Tanto se dicono che il tacchino scade il 3-9, anche se lo congelo oggi non dovrebbe andare a male. In realtà faccio un piatto unico con carne cotta in padella e delle verdure miste, ora vedo un po' come gestire la cosa. Allora, se vi faccio vedere il peso, 282, 282, forse su netto ci può stare. Ora vediamo un po' come gestire, dopo vi dico come, cosa ho inventato, ecco, vediamo. Allora, questa sarebbe la mia famosa padella dove cucino la carne, ma deve venire molto veloce, sono delle fettine molto sottili. Ci ho messo un po' di sale. Io voglio vedere cosa riesco a inventare oggi, perché da me c'è da aspettarsi di tutto. Facciamole cuocere bene bene e poi vediamo che cosa creo più tardi. Allora, poi mi è avanzata questa fetta di carne. Mi dispiace, da tanto limite se mi faccio un po' di arista, mi mangerò un po' quella. Cioè, io voglio capire cosa mi invento. Ma voi siete curiosi di sapere cosa invento? Vai, andiamo! Vai, oh, si cucina anche questa. Allora, io il tacchino, vabbè, l'ho già cotto e così, però adesso ho preso tre carote, preferisco 3 carote invece di 2, ci ho ripensato. Poi ho i finocchi. Adesso io pulisco sia le carote, le sbuccio, pulisco i finocchi e poi le taglio a fettine molto sottili con lo sbuccia patate. Vediamo che cosa riesco a inventare oggi. Allora, tutti conosciamo, diciamo, questo arnese, no? In realtà ho deciso di buttare le bucce tutto in un contenitore in un modo, cioè, praticamente la mosca mi ha dato sul piatto, vado a prendere un altro piatto, metto, diciamo, le bucce in un contenitore, in una sciofia, eccetera. In modo che così faccio prima a buttarle via, perché tutte le volte, se no, se mi vanno su un piano d'appoggio, io poi devo raccattarle con le mani e ci impiego un po' più tempo. Almeno così faccio molto prima. Allora, mi sono resa conto, aprendo un attimo il frigo, di avere delle zucchine. Siccome mi dispiace buttarle via, che poi le cose a lungo andare cominciano un po' a cosarsi, allora ho deciso ovviamente di metterci anche le zucchine, così mi faccio un bel contorno buono che mi durerà per 2-3 volte, quindi mettiamoci all'opera. Adesso vi faccio vedere come taglio i finocchi, li faccio a striscioline così. E poi dopo prendo appunto questo e taglio così le patate, le carote, le zucchine. È inutile che continui, altrimenti rischio veramente di annoiarvi. Come vedete, poi l'ho tagliato in 2, così almeno si gestiscono meglio. E poi, per quanto riguarda le carote, faccio così. E questo procedimento lo adotto anche sia per le zucchine che
per le patate. E poi quando sono arrivata quasi in fondo, cioè perché poi a un certo punto non riesco più a tenere la carota, la taglio con il coltello a fettine, aspettate scusa forse non vedete, a fettine molto sottili, che è così. Aspettate, zoom un po' più lontano. Ecco, forse così mi vedete meglio. Fatti bene proprio di questo spessore qui. Ora che ci penso, però è possibile utilizzare direttamente il coltello, tanto anche se vengono leggermente più spesse, anzi è ancora meglio. Guardate quanto ne è venuto, ho fatto veramente una pentola piena. Adesso ci devo mettere un bel po' d'olio e di sale. Calcoliamo che comunque le verdure a forza di cuocere si ammosciano, sembra normale. Ci mettiamo un bel po' d'olio e anche un bel po' di sale, vediamo quanto. Allora, tanto ho preso il sale, prendo un mestolo, aspettate, perché guardo la telecamera ma non guardo il cucchiaio. Si fa così di sale, poi magari se è sciocco ne aggiungo un altro gocciolino, perché mi sa che ne viene abbastanza. Ci aggiungiamo un altro po' di olio, perché qui è tanto. Ok, va bene così, e poi lo giro. A questo punto lo accendo sotto il fuoco, ci metto direttamente un coperchio e aspettiamo 10 minuti. Allora, in realtà pensavo, visto che comunque ho paura che si attacchi, ci metto intanto un po' d'acqua e poi via via lo giro. Intanto però comunque va coperto. Dopo neanche 10 minuti sono ritornata e sì, effettivamente già incomincia ad appassirsi, non so se vedete. Però io lo farei cuocere un po' a pentola scoperta, così. Ricordando ovviamente di girarlo di tanto in tanto. Io credo che tra un quarto d'ora e 20 minuti sia già cotto, ma ve lo dico ovviamente via via. Ecco, adesso sono passati tipo 20 minuti, una cosa così. Adesso la faccio evaporare bene bene, perché altrimenti mi vengono proprio sfatti. Infatti si vede l'acquetta qua sotto, ci ho messo tipo un po' di acqua, però in realtà, come vedete, cioè già le verdure tirano fuori l'acqua, perché nelle verdure c'è tanta acqua, quindi la faccio evaporare per qualche minuto. Allora, il contorno praticamente è già pronto, poi dopo magari ci metto un po' di parmigiano, però nel frattempo che cosa devo fare? Allora, io intanto ci metto un po' di coriandolo, che comunque non fa male, anzi fa benissimo. E ho tagliato il pollo, come vedete, tacchino a pezzettini, forse lo vedete, ho deciso di far così. E poi ci metto, è molto aromatico il coriandolo, aspettate. Ok, perfetto. E poi lo riscaldo in padella. Vi faccio vedere come si fa. Cioè, è una bischerata in realtà, però era giusto perché così almeno non sto a ricucinare appunto stasera, ma almeno per un po' di giorni sono a posto. Aspetta, vado a occhio, eh. Allora, in realtà non l'ho preso proprio tutto, altrimenti avrei esagerato. Allora, questo è il contorno rimasto, e
invece questo è quello che utilizzerò ovviamente per due porzioni, magari una oggi e una stasera. E niente, ora la riscaldo un attimo, almeno comunque tanto almeno nel frattempo la carne si insaporisce con le verdure. Se si dovesse seccare, consiglio sempre di metterci un po' di brodo, magari se avete quello già pronto è meglio, però io magari non ce l'ho, quindi ci metto il dado. Anche se normalmente io non lo uso quasi mai il dado, ma solamente magari giusto per le emergenze, però sì, altrimenti cioè la carne diventa troppo secca e stopposa. Allora, ho questo dado vegetale, ma ne uso solo una piccola parte e lo sciolgo appena appena un po' nell'acqua. Dunque, io utilizzerò appena questa quantità di acqua, non di più. Poi, ovviamente, prendo pochissimo dado, giusto questo quanto basta, cioè a me i dadi non mi piacciono. E poi ovviamente lo riscaldo nel forno a microonde per farlo sciogliere. Vi fa vedere, ma lo butto via, un po' l'ho buttato via. E adesso ce lo metto, sì, tanto secondo me è troppo salato, ci metto un po' così almeno non rimane asciutta la carne. E adesso procedo ovviamente a riscaldarla. Faccio vedere. La fiamma non deve essere tanto alta, così va bene. Ok, perfetto. E niente, si lascia così e ora mi metto a fare le pulizie domestiche. Eccola qui, ho cucinato mentre ovviamente pulivo tutto quanto, è venuto ben cotto. Non ci ho messo tanto olio, però insomma ci ho messo anche un po' di vino. E appena appena un po' di dado, perché sennò diventava troppo secco. Quindi sono contenta che sia venuto così e poi più tardi lo taglio. Sono molto contenta perché stamattina ho fatto tante cose, almeno per un po' di giorni sono più tranquilla, posso fare cose che in libertà senza pensare a quello che mangiare o no, anche perché a volte non mi va di cucinare, quindi almeno ho tutto pronto e ho anche pulito, come vedete, diciamo tutto quanto qui, che stamattina era tutto sporco. Devo pulire solamente un po' il fornello. Ho dato una pulitina per terra senza rotto, che è ovviamente in cucina. Però ovviamente devo lavare il mio bucato, perché ieri mi sono messa le due canottiere, una non so, cioè, allora no, non ve l'ho fatto vedere, ma ve lo faccio vedere. Sono due top che ho preso a sconto da Tezenis bianche. In realtà ero indecisa se prenderlo o no, però ho detto: ma se ci metto una canottierina sotto, ce la posso mettere sopra. E ieri mi ha fatto gioco perché sono stata fresca. Però in realtà quando sono tornata a casa mi sono dovuta ricambiare perché ci ho sudato, però non ho lavato niente, quindi insomma laverò stasera se dovesse piovere, che pioverà sicuramente perché hanno messo pioggia. Stenderò ovviamente sullo stendino. Adesso vi faccio vedere i top che ho preso. Allora, il toppettino, c'è la canottierina sotto che ho messo ieri mattina. Era questa celeste qui, avete visto, insomma, non so se vi ho fatto vedere tempo fa, questo celestino qui. Poi, allora, mi sono presa questo top che non avete mai visto, nessun modellino, e lo devo pulire perché mi sono un po' sporcata, ma al di là di quello, io ero sudato, quindi la devo per forza lavare. Ed è carino perché è uguale sia davanti che di dietro, ok? E ha le spalline regolabili ed è molto comoda, molto fresca perché non stringe. A me mi è piaciuta,
Sì, mi è piaciuta perché è pratica, invece l'altro modello bianco, simile a quel top nero, la righiera bianco e celeste, sì, bianco celeste, che ho fatto vedere che ha le spalline sempre dello stesso tipo e c'ha, diciamo, il cordoncino davanti, rimane sempre morbido. Quindi, insomma, c'ho quell'altro, adesso questo devo portare, lo riporto di là. E questo in realtà, so, è il body che ho fatto vedere e che lo comprai tipo boh, settimane fa, 20 giorni fa, da H&M, sempre da H&M, perché questo toppettino ovviamente l'ho preso, questa canottiera l'ho comprata da H&M. Allora, poi in realtà mi sta un po' largo, è vero, però ora che nel lavarlo si possa ovviamente stringere, quindi ho preso un po' più largo, meglio prendere le cose un po' più larghe per casa che ovviamente prendersi le cose un po' più strette. Ora questo lo metto qui, è più tardi che ora voglio uscire. Lo lavo tanto quando torno a casa con calma, poi perché credo che comunque quando torno a casa anche alle 8 non ci siano problemi, che ci andrò a prendere il latte. Voglio vedere se riesco a trovare il farro soffiato e il farro normale. Ah, addirittura volevo dirvi, perché poi c'è cioè, una cosa particolare. Quando sono andata la volta scorsa, la H&M, no? A farmi mettere i punti. Il commesso, io credo non l'abbia fatto apposta perché, cioè, capita a tutti di sbagliare, però se è sbagliato, ha messo i punti un'altra ragazza, perché evidentemente prima di me c'era un'altra ragazza, evidentemente non ha chiuso il computer, pensava, che forse la mia scheda è stata un errore o chiaramente suo, e quindi a quel punto lì, i commessi non possono più trasferire punti su un'altra scheda. Quindi ho dovuto fare una cosa, ho dovuto contattare l'azienda H&M per dirglielo: basta portare cioè, lo scontrino dei nostri acquisti, oh, va bene, con la scheda ovviamente che non è la nostra, e più si fa lo screen della nostra scheda, del codice della nostra scheda. E loro nel giro di 24 ore, massimo 2 giorni, ci accreditano i punti, cioè trasferiscono i punti dalla scheda sbagliata a noi. E devo dire che sono stati molto gentili, sono dispiaciuti, però insomma mi è dispiaciuto anche per pochi punti perderli, anche perché comunque cioè, io ho speso dei soldi, quindi perché cioè, io devo regalare dei punti a un'altra persona, non mi sembra giusto. Quindi detto questo, faccio uno spuntino veloce e poi via, mi preparo per uscire. Eccomi tornata, sono stata sia alla Coop che all'Esselunga a prendere delle cose per la colazione e ho preso allora il farro soffiato integrale che costava 1,35 euro. Poi ho comprato le banane quelle lì della Chiquita che a me piacciono tantissimo, e queste qui le ho pagate 1,49 euro. Poi ho comprato questi qua perché erano scontati e venivano su 1 euro, in tutto ho speso 4,59 euro. Poi sono stata all'Esselunga, non mi ricordo quanto ho speso, ma questi venivano su 2,49 euro, questi gnocchi che a me piacciono tantissimo. Poi la prossima volta voglio provare proprio quelli dell'Esselunga per vedere un po' come sono. Poi voglio provare questo farro qui con i pezzi di frutta, questo domani mattina lo provo, e questo veniva su 2 euro e qualcosa, però non mi ricordo quanto. È questo qui perché non ho trovato altro. Speriamo che non sia soffiato, speriamo che l'altra volta c'erano proprio i fiocchi di farro integrale che non riesco più a trovare e mi dispiace. Poi ho comprato una confezione di mirtilli, questi qui. Poi ho comprato due di questi qui, arancia rossa, questa è arancia bionda in realtà, però ho preso anche rossa perché un goccino di spremuta me la bevo sempre, scusate. E queste qui sono, aspettate,
molto molto buone. Questa è rossa, poi c'è quella bionda che ve l'ho fatta vedere. E poi ho preso appunto il latte di avena, perché la mattina mi mangio insomma il latte d'avena un po' con quello normale, che stasera quello lì l'equilibrio era finito. Per fortuna che insomma sia questo qui senza zuccheri aggiunti, perché normalmente mi tengo sempre la scorta di là. A questo punto assemblo tutto quanto. Devo assemblare tutto negli appositi luoghi, cioè gli gnocchi e diciamo il succo in frigorifero e tutte le altre cose negli altri contenitori. E questi intanto li mettiamo provvisoriamente qui, così almeno rimangono lì. E questo, che ovviamente era scontato e a me piacciono tantissimo, li mettiamo, aspettate, un posticino qui sopra. Allora, sicuramente qualcuno avrà notato questa collana di Chiara Ferragni, cioè la collana Cupido, che è sia in oro giallo, in oro rosa e in argento normale. E possiamo trovare sia brillantino rosa che brillantino bianco. Io l'ho trovato così, mi è piaciuta e l'ho presa. In realtà, di la verità, questa non è proprio del marchio suo, ma un'imitazione, perché tanto ormai la Sunstyle, la Sunstyle fa tutte, diciamo, le collezioni by Chiara Ferragni, fa l'imitazione di Chiara Ferragni, di Valentina Ferragni, perché diciamo l'originale costa comunque tanto. E secondo me mi piace tantissimo, l'ho presa perché comunque dai, è originale. Non so se avete notato anche le altre collanine simili con i cuori, a tre cuori, ecco quella lì. L'ho pagata ancora di meno, perché comunque una ragazza che conosco mi ha fatto un ulteriore ancora sconto, me l'ha messa tipo a 7 euro, quindi l'ho presa sia a due cuori che a tre cuori, perché comunque sono molto molto carine. E poi c'è questa collana Cupido che io la trovo veramente stupenda. Detto questo, adesso mi accingo a preparare la scena, vero, è pronta, però insomma sistemo, sembro nel piatto la cena per mangiare, però prima ancora è bene che mi faccia la doccia, perché sono veramente sudata, un po' appiccicosa, diciamo. Allora, prima però preferisco apparecchiare, così almeno tutto pronto. Devo dire che oltre ovviamente a praticamente a fare la spesa, a prendere quelle cose che mi servivano, io ho preferito fare anche una mini passeggiata, così per muovere un po' le gambe, ma credo che domani le muoverò ulteriormente di più, perché se non piove, perché ho proprio bisogno, cioè, di camminare. Voi capite che insomma sempre sta ferme, no? Cioè, oggi ho dovuto assolutamente fare tante di quelle cose, perché prendo un coltello normale, perché l'altro giorno con questi coltelli appunto io mi sono tagliata il dito, cioè no, anche no, questi no. Allora, prendiamo questi due e li metto a tavola. Alla fine ho deciso di mangiarmi l'arista che ho fatto oggi con il solito contorno. Buon appetito! Eccomi qua, abbiamo fatto le 1:15, un po' tardino, perché dopo cena mi sono un attimo rilassata. Poi ho rigovernato perché dovevo pulire tutte le padelle e pentole, poi ho dovuto pulire il fornare l'acquaio, poi mi sono docciata, mi sono messa il pigiamino perché ovviamente tra poco vado a nanna e il rumore del motorino può dar fastidio, me ne rendo conto. Adesso vi faccio vedere come ho sistemato. Qui ho pulito tutti i fornelli, non so se vi ricordate c'era la padella, la pentola, il piatto. Ho dato una pulitina anche qui. Qui c'ho la pentola perché in realtà dopo mi preparo i soliti cereali per la colazione, come vedete sempre tutti nei miei vlog. Però forse non lo so, forse ci sta che mangio anche le fette biscottate, non lo so. Ho dato una pulitina qui. E
poi ovviamente ho sistemato tutte le mie cose cucinate, negli appositi contenitori, perché poi se no nella pentola, nella padella occupava troppo spazio, e ora faccio vedere come li ho sistemati. Qui c'ho l'arista praticamente, che sicuramente domani la congelerò un po' perché tutta non la mangio. Poi qua c'è il contorno che avete visto, quello senza pollo. E poi qui in questo contenitore c'ho praticamente il pollo con le verdure che mangerò domani a pranzo. E qui vabbè c'ho il solito cetriolo che mi serve per farmi i frullati. E niente, con questo video ovviamente noi salutiamo il mese di agosto, che un'ora e 25 minuti fa ci ha salutati ed siamo entrati nel mese di settembre. Un po' mi dispiace perché quando sta per terminare l'estate me ne dispiace davvero tanto, mi dispiace tantissimo, e con questo video vi saluto e vi do la buonanotte, perché io tra poco vado a nanna e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.